15 anni di mestiere. Ieri sera facevo il conto, circa 500 atlete di categoria nazionale fino ad arrivare alle Olimpiadi. E ho sempre pensato che ogni anno ho cambiato qualche cosa, ho fatto delle scelte diverse, metodologie diverse, tutto è un po' sempre cambiato in divenire in funzione di quello che era il progetto, il livello, ma anche e soprattutto le persone, le atlete che avevo da gestire, ecco. Qualcosina ne ho vista e faccio tanti di quegli appunti, scrivo tante di quelle cose dappertutto, quindi ho detto perché non mettermi a documentare per una volta in maniera strutturata il lavoro. Qualcuno potrebbe anche trovarlo utile. L'idea nasce un po' così, come una sorta di diario dove potermi appuntare le cose, fare quelle che sono una sorta di screening, di scelte di quelle che sono le cose che funzionano, che non funzionano, preparare un video alla settimana, un articolo dove scriviamo dei dettagli, diciamo, motiviamo le nostre scelte, quelle che siano da me indicate per quella che è la preparazione atletica della stagione. E poi sarà fatto tutto in totale trasparenza, quindi su 12 atlete sicuramente ci sarà qualche intoppo, non solo risultati positivi. Qualcosa funzionerà, qualcosa non funzionerà, però l'idea è quella di condividere per una volta una strategia. Questo fondamentalmente anche perché credo che nel nostro mondo ci sia parecchia gelosia, poca voglia di condividere, dare un piccolo apporto e magari invertire un trend che possa diventare sempre più virtuoso per far crescere quello che è il livello e per poter ridare qualcosa a questo mondo che mi ha dato tanto in tanti anni. Magari qualcuno potrà trovarlo utile, fruibile e magari un motivo di crescita e ispirazione.